Aria irrespirabile in centro a Legnano, tutta colpa del capolinea degli autobus di Largo Tosi. 43 famiglie tornano a sollevare il problema. Troppo inquinamento, così non va. Secondo il portavoce delle persone che abitano nel condominio San Magno, l'aria pesante in centro città ha un comune denominatore, ovvero il capolinea per i bus extraurbani in Largo Tosi. A sostanziare le rimostranze dei condomini, esasperati dall'andirivieni di pullman fino a 300 al giorno, anche un report dei dati raccolti dai campionatori posizionati in vari punti della città dal 4 febbraio al 4 marzo 2023. In quel periodo i livelli raggiunti dal biossido di azoto, un inquinante molto dannoso per la salute umana, che spesso viene emesso principalmente dai veicoli diesel, erano di ben 6 volte il limite massimo tollerato. L'NO2 è associato all'insorgenza di asma nei bambini, tumori, malattie cardiorespiratorie e diabete di tipo 2. E quello che ancora di più dovrebbe smuovere le coscienze è il fatto che questa concentrazione così letale si registra nel cuore di Legnano. Gli autobus di Largo Tosi sostano e manovrano in una porzione di strada stretta e senza servizi. Ad essi, in estate, vanno ad aggiungersi i bus turistici, creando una situazione di forte disagio. I condomini, da più di un decennio, chiedono di essere ascoltati e di ricercare soluzioni alternative. Va detto che nell'aprile 2022 la mozione presentata dalla lista Toia, che chiedeva di spostare altrove il capolinea, era stata approvata da maggioranza e opposizione, ma il disagio in quella che gli stessi residenti definiscono terra di nessuno è iniziato ormai 13 anni fa. Con l'allora sindaco Lorenzo Vitali, spiegano i residenti, se ne era iniziato a parlare e con la commissaria Cirelli nel 2020 c'è stato un botta e risposta che nel giro di una quindicina di giorni aveva indicato due soluzioni alternative, via Candiani o il parcheggio del vecchio ospedale. La DPL, azienda di trasporto pubblico locale, ha però risposto picche all'attuale amministrazione. Più volte tra l'altro è stato chiesto agli autisti di non sostare con il motore acceso, come del resto imporrebbe il segnale stradale apposito all'inizio della via, proprio per contenere l'inquinamento sia acustico che atmosferico, ma invano. Chiediamo, concludono i condomini, che l'amministrazione comunale riesca ad abbattere il muro innalzato da TPL. Vogliamo tornare ad essere liberi di poter respirare a casa nostra.